trasmettervi una buona parola, la parola della verità, che è in grado di aprire i vostri occhi e di liberarvi dalla perdizione, dall'inganno, dalla via larga. Cari, oggi molte persone stanno perdendo la loro vita nella via larga, nella via peccaminosa, ma non solo, ma anche nella via delle false religioni, delle false credenze, come il Vaticano è una falsa credenza, perché è pieno di dogmi contrari alla parola di Dio. Io non sono qui a parlare di una religione, ma sono qui a parlare di Cristo e contro le false religioni, perché il Signore ci insegna pure questo, di smascherare gli idoli. Il Signore ci insegna a smascherare la menzogna, i falsi profeti, e oggi è pieno di falsi profeti, di falsi ministri, di falsi predicatori, cominciando dal Vaticano, passando dall'Islam, altri falsi profeti. Maometto è stato un falso profeta, ispirato da Satana stesso, perché rinnegano che Gesù è veramente il figlio di Dio. Alleluia! E la Bibbia dice, cari, lo dice qui, chi nega che Gesù è il figlio di Dio è un anticristo. La parola lo dice, questa parola è stata predetta più di 2000 anni fa. Ed è un avvertimento per ogni persona che vuole essere un vero cristiano. La parola di Dio dice, ve lo leggo, prima lettera di Giovanni. Chi nega che Gesù è il figlio di Dio, il Cristo, è un anticristo. La parola anticristo vuol dire che va contro Cristo, è anti, si oppone, va contro Cristo. Fa il contrario di quello che Cristo dice, è un nemico di Cristo. Un anticristo vuol dire essere un nemico di Cristo, un nemico della verità. E ve lo voglio dire apertamente, perché la parola lo dice, in questo mondo ci sono migliaia di religioni anticristiane, false, oserei dire diaboliche, perché la Bibbia lo dice, cari. E io come cristiano, grazie a Dio, io sono un cristiano, un vero cristiano, sono un cristiano, un discepolo, un seguace di Cristo, sono un evangelico, grazie a Dio, perché noi seguiamo il Vangelo, la parola, alleluia, e noi seguiamo la parola, la verità. Noi non abbiamo statue, noi non abbiamo dogmi, noi non abbiamo vitelli d'oro, noi non preghiamo i morti, come oggi molti pregano i morti, pregano Padre Pio è morto, non ti può ascoltare, pregano San Pietro, San Giuseppe, San Giovanni, Santa Rita, Sant'Agata, pregano le Madonne, pregano i morti, e in più hanno dato luogo all'idolatria. L'idolatria è un grave peccato, ve lo dicono i vostri sacerdoti questo, che Dio non gradisce le statue, lo dice la parola, cari. Nei 10 comandamenti, lo potete leggere, Esodo capitolo 20, dice, io sono il tuo Dio, dice il Signore, che ti ha tratto dalla terra della schiavitù, non avere altri dei davanti a me, non fartivi immagini né sculture, lo dice, ma la Chiesa del Vaticano l'ha tolto quel pezzo. Sono ipocriti, impostori, lo dice, la Bibbia lo dice, ma loro l'hanno tolto. Cari, è la verità, chiedetelo a un prete, se c'è qualche prete qui, venga qui a dimostrarmi che quello che fa il Vaticano è giusto. Io vi sfido pubblicamente, alleluia, gloria. Se c'è qualcuno, qualche prete, qualche sacerdote, qualche ministro della Chiesa satanica di Roma, che mi può venire qui a dimostrare che quello che loro fanno è vero e giusto, io vi aspetto. Ma la Bibbia dice, alleluia, gloria a Dio, è arrivato il tempo di dire la verità.
perché noi stiamo entrando nei tempi finali dell'Apocalisse, e se nessuno vi dice questa verità, voi vi perderete nell'inganno, nella via larga, voi vi perderete negli idoli. Ma il Signore sta mandando questa parola. Questa parola viene da Dio, non è facile da predicare, perché è una parola dura, forte, ma è la verità. E il Signore la sta mandando, cari, perché vi ama, perché vi vuole liberare dall'inferno, dalla perdizione. Perché la menzogna viene da Satana. La menzogna porta all'inferno. Gli idoli portano all'inferno. Perciò questa sera chi ha orecchie da udire oda. Alleluia. Esodo capitolo 20. Gloria a Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Esodo, leggetelo nella vostra Bibbia, cari. Non crediate alle prime parole che ascoltate in giro. La Bibbia dice esaminate. Esaminate, aprite gli occhi. Abbiate discernimento. Cari, ce lo dice il Signore, di avere discernimento per capire se le cose che ci insegnano sono vere o false. Noi dobbiamo capire, perché Gesù ci ha lasciato la sua parola. La sua parola è la verità, l'unica verità. E come ho detto prima, in questo mondo ci sono delle religioni che vengono dall'anticristo, dal diavolo, da spiriti, la Bibbia dice, seduttori, da spiriti di errore, lo dice la parola, perché non la leggete? Vengono da spiriti di demoni, non dallo Spirito Santo, ma da demoni. Cari, noi dobbiamo aprire gli occhi, cari, non seguite le prime favole che vi raccontano. E io sono qui nel nome di Gesù Cristo per dire la verità, tutta la verità. Alleluia. Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20, che parla riguardo ai comandamenti che Dio diede al suo popolo. Alleluia. Dice così, carissimi e carissime. Allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo, Dio, ascoltate, Dio pronunciò queste parole, non un uomo, non Mosè. Questa parola non l'ha inventata Mosè, ma è Dio che pronunciò queste parole. Dio diede i comandamenti a Mosè. Dio stesso volle rivelarsi e Dio parlò in un modo soprannaturale. Perché Dio parla, Dio non è muto, Dio parla anche questa sera, è Lui che ci parla qui, è lo Spirito Suo, non è il predicatore. Cosa potrei fare io, cari, se non fosse per Lui? Forse sarei già morto, sarei in carcere, io ero un grande peccatore, sarei all'inferno, sarei schiavo dietro le bottiglie di alcol che mi dominavano. Ma Lui ha avuto pietà di me e mi ha riscattato dalle tenebre, e oggi sono qui al suo servizio. Alleluia. Perché è Lui che sta parlando. Gloria. Alleluia, è lo Spirito del Signore. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. Alleluia. Esodo 20, allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, dalla terra della schiavitù. E ascoltate cosa dice ancora il Signore: non avrai altri dei, non avrai altri dei davanti a me. Il Signore lo dice, non avere altri dei. Ma purtroppo oggi gli uomini sono ribelli, seguono Buddha, seguono gli dei dell'Islam, gli dei del Vaticano, seguono l'induismo, credono alla reincarnazione. Ma come potete credere a quelle favole? Che le persone, la reincarnazione dice che una persona muore e si può reincarnare in un cane, si può materializzare in un topo. Cari, non siate
ingenui! Non crediate alle menzogne! La reincarnazione è una bugia diabolica. Gli uomini non si rincarnano. Quando una persona muore, o va in paradiso o va all'inferno. Lo dice la Bibbia, non esiste il purgatorio. Il purgatorio l'hanno inventato a Roma, nel Medioevo, per togliere soldi alle persone, con le inquisizioni, con le indulgenze. Facevano pagare le persone per paura dell'inferno. Hanno inventato il purgatorio, una via di mezzo. Ma non ci sono vie di mezzo. O tu sei col Signore o sei lontano dal Signore. O tu sei nella luce o sei nelle tenebre, caro. È per questo che io lo devo gridare ai quattro venti. Per questo che noi dobbiamo essere una voce che grida nel deserto. Perché molte persone ingenuamente sono ingannati da Satana e da uomini perversi. Lo dice la Bibbia. Uomini ipocriti vi stanno ingannando. E sapete dove? Nelle false religioni. Come potete credere alle reincarnazioni? Sono menzogne. La Bibbia non parla di reincarnazione. La Bibbia parla di risurrezione. La risurrezione vuol dire che un giorno i morti risusciteranno e dovranno comparire davanti al giudizio di Dio. Alleluia! Cari, la Bibbia è la verità. Credete alla Bibbia. Non crediate alle filosofie orientali, all'induismo, al buddismo e a tutte quelle dottrine diaboliche. Lo sapete che in India, ascoltate giovani, istruitevi con la parola del Signore. In India, oggigiorno, nell'India, ci sono persone che adorano le mucche. Tengono le mucche per strada come degli dei. Secondo loro non le possono uccidere, perché le mucche, secondo loro, sono degli dei. E muoiono di fame. Vedete Satana come li ha ingannati? Lì non c'è il vero Dio, cari. Lì non c'è il re dei re. Lì non c'è Gesù Cristo. È per questo che quelle nazioni sono nel degrado totale, sono dominate da Satana. L'induismo è diabolico. Loro hanno le mucche, adorano le mucche, addirittura adorano i topi. Ci sono nell'India dei templi, dei loro templi pagani, dedicati ai serpenti, adorano i serpenti. La Bibbia dice che Satana è il serpente. Vedete come il diavolo è riuscito a ingannare le persone? Perché non conoscono la verità. Ma voi non lasciatevi ingannare. Perché il diavolo astuto si traveste, si presenta in diverse forme per ingannarvi, per ingannare l'uomo. E molte persone sono state ingannate dal diavolo. Per esempio l'Islam. Maometto. Ascoltate, se c'è qualche musulmano non vi arrabbiate, perché nei vostri paesi li uccidono i cristiani. Allora voi vi dovete arrabbiare se io predico? No, voi dovete stare zitti e ascoltare. Alleluia, se c'è qualche musulmano qui, ascolta la parola di Dio. Maometto, secondo la loro storia, ascoltate, dice Maometto che lui era in una caverna e secondo lui gli apparve un angelo e gli diede il Corano. Ascoltate. Maometto dice che è stato visitato da un angelo il quale gli avrebbe dato il Corano. Voglio dire una cosa, Maometto era un criminale. Aveva una banda di malfattori e andava in giro per i villaggi a fare razzie, a stuprare le donne. Maometto aveva più di 7 mogli, era un adultero, un peccatore. Può Dio rivelarsi a un peccatore così? No. Maometto era un omicida. Ascolta, musulmano. Maometto era un falso profeta. Maometto
è stato ingannato da Satana. E ve lo voglio dimostrare biblicamente, perché tutto ciò che dico, grazie al Signore, è nella Bibbia, per aprire i nostri occhi, carissimi, perché Dio ci ama, Dio vuole portarci nella retta via, liberarci dall'inganno. L'Apostolo Paolo scrisse queste parole meravigliose. Leggetele nella Bibbia. Io vi leggerò adesso dalla lettera ai Galati. Ascoltate. E Paolo scrisse molti secoli prima di Maometto. Alleluia. Paolo scrisse, sì, circa 700 anni prima di Maometto. Perciò come possono dire i musulmani che Maometto era il messaggero di Dio? Non è vero. E lo voglio dichiarare biblicamente. Alleluia. Così noi ci rafforziamo nella fede, nella verità di Gesù Cristo. Amen. L'unico che ci salva è Gesù Cristo. Alleluia. Galati, ascoltate cari, Galati capitolo 1. Gloria a Dio, Signore, guidaci nel nome di Gesù. Galati capitolo 1, ascoltate. Al verso 8, ascoltate un attimo. Ma anche se noi, dice, anche se noi, diceva l'Apostolo, anche se noi, o un angelo dal cielo, vi predicasse un altro Vangelo diverso da quello che avete imparato qui, sia maledetto. Cari, questa parola è veritiera. Paolo Apostolo, ispirato da Dio, diceva, anche se noi apostoli, oppure un angelo, un supposto angelo, un cosiddetto angelo, apparisse dal cielo e ci porta un altro Vangelo diverso, sia maledetto. Vuol dire maledetto che non viene da Dio, non viene dal Signore. E poi la Bibbia dice, cari, che Satana ha il potere di presentarsi come un angelo di luce. Il diavolo non è con le corna, il diavolo non è un essere che appare brutto. Il diavolo, per ingannare, si presenta come un angelo, si traveste anche con belle parole, con bei discorsi. Il diavolo è un ingannatore e lui viene come un angelo di luce. Perciò, carissimi che ascoltate, ve lo dico con amore, e a volte devo gridare perché c'è una forza che mi spinge, ma io ve lo dico con amore, non lasciatevi ingannare dal diavolo, dalle falsità, dalle credenze fasulle, menzogniere, idolatri. Il Corano, ascoltate, quel falso libro che non viene da Dio, perché Dio non si contraddice. Se Dio nel Vangelo ha detto, ascoltate carissimi, se Dio dice nel Vangelo che Gesù è il figlio di Dio, come può venire secoli dopo un cosiddetto profeta a dire che Gesù non è il figlio di Dio? Maometto dice che Gesù non è il figlio di Dio. Maometto è un impostore, è stato un impostore. E se Maometto non si è pentito, ora sta bruciando all'inferno, perché ha negato la verità. Alleluia. E la Bibbia dice, alleluia, chiunque nega, ve lo voglio leggere, prima lettera di Giovanni Apostolo, capitolo 2, alleluia, prima lettera di Giovanni Apostolo, capitolo 2, dice, chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Chi è il bugiardo, il menzognero, se non colui che nega che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, il Figlio di Dio? E oggi ci sono delle religioni
tante filosofie che rinnegano che Gesù è il figlio di Dio. L'Islam rinnega, loro vogliono smentire che Gesù è il figlio di Dio. Ma qui dice che chiunque fa tale cosa è un menzognero, è un bugiardo. Ascoltate cari, rapidamente voglio ancora, alleluia, gloria a Dio, rapidamente